gratuito. E parliamo ora del futuro delle donne, tendenze, nodi da sciogliere nella piena affermazione sociale dell'universo femminile al centro di un confronto al Priamar di Savona. C'era anche Kathleen Kennedy e per noi Maria Chiara Grandis. La vita non è trovare te stessa, la vita è creare. Fare rete è la parola chiave. I 10 anni del progetto Donne Futuro dell'avvocato Cristina Rossello Savonese si celebrano al Priamar. Sono oltre 100 i giovani talenti femminili formati in questi anni in ogni settore. Lo scopo è innanzitutto preparare le nuove leve in modo che ci mettano meno tempo ad arrivare dove siamo arrivate noi. E quindi questo tutoraggio, questo passaggio di testimone che noi facciamo in corsa, è una staffetta. Fondamentale lo scambio di esperienze. Dagli Stati Uniti c'è Kathleen Kennedy, figlia di Bob Kennedy. Il potere nel mondo oggi sta nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia, dice. Le donne devono padroneggiarla, spiega. They have to know science, they have to be involved in the creation. That's number one. Nell'America di Trump molte sono arrabbiate, aggiunge, stanno reagendo perché cerca di ridurre il potere femminile. And so we're reacting against it. My function is also. In Zambia il ministro Emmerich Kabanshi è pioniera dell'ingresso delle donne in politica. Per dare dignità bisogna ridurre il divario economico, racconta. Anche a Savona le donne si danno da fare. Qui l'imprenditoria femminile è al 24esimo posto in Italia, una capacità che arriva da lontano. Questo dipende probabilmente da una abitudine delle donne savonesi, e mi permetto di dire anche ligure, a comandare in casa quando gli uomini nell'antichità andavano a navigare e loro avevano la responsabilità di guidare famiglia e impresa. Quindi siamo a un livello di imprenditorialità femminile abbastanza elevato. E anche il sindaco di Savona avrà al suo fianco per 6 mesi una studentessa del campus universitario di Legino. Ci aiuteremo, ci affiancheremo a vicenda. Io non credo nelle quote rosa, l'ho sempre sostenuto. Servivano semplicemente per aprire alle donne i più importanti CDA. Ma a questo punto donne dobbiamo dimostrare di aver talento e capacità a prescindere dal genere. E parliamo